Insieme al professor Armuzzi, ad Alessandro e ai GB abbiamo fatto un percorso, no? Questa è la seconda puntata. Nella prima campagna di comunicazione abbiamo usato Simone Sabbioni come testimonial, ma fondamentalmente il messaggio che abbiamo voluto dare era un messaggio trasversale. Abbiamo fatto vedere due bambini, abbiamo fatto vedere una ragazza, un uomo adulto, addirittura uno sportivo in splendida forma. Quindi persone molto diverse tra di loro che soffrono sia di Crohn sia di colite ulcerosa. Il messaggio partiva da insieme si può fare e quindi invitava innanzitutto a prevenire, a fare controlli, insomma l'idea era quella inclusiva, di abbracciare, di dire non siete soli. Quest'anno abbiamo sempre fatto uno spot corale e abbiamo deciso che era importante la coralità perché è una psicologia abbastanza semplice, no? Il sentire che altre persone hanno i tuoi stessi problemi, hanno la tua stessa malattia, devono affrontare le stesse difficoltà, probabilmente è rassicurante, ti fa sentire, ti fa stare un pochettino meglio, ti fa sentire un pochettino meno solo. Questa volta la campagna è stata un pochettino più mirata, più specifica, innanzitutto sulle donne, ma volevamo rassicurare sul fatto che questa malattia presa in tempo e curata permette una vita assolutamente normale.